Bentornati ad una nuova puntata di A Tu per Tu. Ritroviamo la nostra sede naturale, che è quella del Caffè dei Costanti, e che ovviamente ringraziamo per l'ospitalità. Caro Davide, oggi Buonasera ti ho portato un ospite, eh, sì, importantissimo, illustre. illustre. Che è il un illustre il, il campane, vivente di Arezzo, il nostro ex sindaco di Arezzo, Massimo. <ride> <l 'intervidente. ride> Membro laico del CSM, proveremo insomma e soprattutto artista, proveremo a fare una chiacchierata leggera se mi passate il termine, insomma senza entrare troppo anche perché non si può a quanto pare nei temi della politica eh, italiana ma soprattutto aretina. Faremo un po' di fatica perché insomma è eh, avere. Eh, a tiro tra virgolette un ex sindaco e un membro del CSM faremo un po' di fatica a non parlare di politica ma insomma proveremo a fare questa bella chiacchierata partiamo dall'artista dall che abbiamo conosciuto qualche mese fa con eh, questa mostra Anime Prave eh, che adesso sarà riproposta in Valdichiana Monte San Savino una parte mi spiegava di questi, di questi quadri il sindaco di Monte San Savino anzi la sindaco sì. Mi ha chiesto gentilmente di, di proporre anche a Monte Sansavino questa mostra che, evidentemente, gli era piaciuta molto e l'abbiamo fatta entrare un pochino perché tutti i quadri non ci stavano dentro quel delizioso spazio che è il Cassero, molto bello, molto antico, artisticamente ruffiano si potrebbe dire perché ha una capacità di attrarre. E che è una locazione particolarmente interessante per una mostra. Gli ho detto di sì perché mi piaceva molto il posto. Allora, ce lo siamo già detti insomma, in occasione dell'inaugurazione della mostra, in quel caso Aretina, ma perché raccontare l'inferno di Dante? Io sono un appassionato della materia da sempre. Lo studio in continuazione. E studiando questa materia e appassionandomi anche di pittura, ho pensato che fosse arrivato il momento di, di dipingere l'inferno dantesco. L'ho fatto con solo tre colori: il rosso, il nero e il giallo, che sono i colori che più mi piacciono. E ne è venuta la mostra che voi avete visto ad Arezzo. Insomma, ci ho lavorato due anni e mezzo, eh, non è venuta da sola. Sì, sì, insomma, ricordo nel, appunto nel momento dell'inaugurazione che abbiamo. Eh, insomma, raccontato un po' tutte le sfaccettature. Ecco, con l'inferno dantesco David mi verrebbero una marea di similitudini con quello che oggi la nostra città vive. Però, eh, insomma, ovviamente per tante ragioni non possiamo fare domande troppo politiche a chi insomma ricopre una posso, carica. Però ti posso dire una cosa: eh. vedi l'inferno dantesco è uno spaccato di umanità. Lì ci trovi l'amore, ma ci trovi anche l'odio, ci trovi la corruzione, ci trovi il, il tradimento, ci trovi quanto di peggio e di più forte c'è nell'animo umano, ci trovi la sopraffazione, ci trovi la violenza contro se stesso, la violenza contro Dio, insomma. Essendo uno spaccato di umanità, evidentemente lo puoi trasferire in qualsiasi ambiente. Davide. Non mi fa dire altro. No, allora mi sembra che il nostro, insomma, il nostro fanfani qui oltretutto c'era anche una passione culinaria o sbaglio nei tempi passati c'è stato qualcosa del genere? No, quello perché sono ghiotto, ma questo è un altro discorso. Ecco, no, però io vorrei chiedergli quindi. Allora, diciamo è un fine giurista, un eh, politico e insomma anche attualmente ricopre un incarico molto, molto importante a livello nazionale, quindi la passione della pittura, la passione... ecco, allora volevo dire questo, la pittura e l'arte un po' anche culinaria sono da contrappeso. Ha, ha l'impegno giuridico, l'impegno politico, cioè son, hanno una funzione proprio di. insomma, prendiamoci chiaro, non deve essere facile. Vi, no? racconter vi racconterò quello che diceva Machiavelli, non che voglia paragonarmi a lui, per carità, è come paragonare il vinello con il nobile di Montepulciano, è tutta un'altra cosa. Machiavelli diceva che trovava grandissima soddisfazione e ristoro quando si poteva togliere d'addosso la la toga da cancelliere che lui aveva e poteva rifugiarsi in campagna a parlare con la gente semplice. Credo che ognuno di noi, quando è impegnato in cose che non consentono errore eh, e che quindi ti creano una tensione d'animo, una tensione anche emotiva e anche proprio mentale, quotidiana, abbia poi la necessità in qualche modo di liberarsi, no? di, di rimanere nudo: qualcuno rimane nudo e si mette sotto la doccia oppure si infila nella vasca da bagno per, proprio per scaricare l'attenzione, qualche altra volta eh, si legge un libro, si legge qualcosa di allegro, si guarda un gran film oppure ci si può mettere intorno alle tele e ai fornelli. È la stessa cosa. Passano le ore che uno neanche se ne accorge Quindi, insomma, e, dimentica, che... e dimentica il male. Dimentica il male, ecco, no, qualche volta fa anche bene perché quando cucini bene, poi c'è un gusto nel mangiare che è terribile. Allora, ormai, scusa, ormai. <ride> chiudiamo questo piatto preferito: l'invernale e la ribollita, senza proprio neanche oh, sì. mh, neanche pensarci. E estivo la panzanella, ma non è solo il mio preferito. Fa impazzire, fa impazzire tutti quelli che non li hanno mai assaggiati hanno in sé una eh, apparente semplicità perlomeno per chi eh, però in realtà sono dei piatti che insomma raccontano tantissimo, portano dietro una cultura antichissima. Ora sai, la Panzanella eh, si fa con quel che c'è d'estate molto semplice. Ma farla ribollita e farla buona è facile, eh? non è facile. Io l'ho appresa da una vecchia signora, anziana signora, che, che un, una volta l'aveva fatta in una di queste feste rionali, non mi ricordo, quando ero sindaco, la trovai talmente equilibrata, talmente ben fatta, talmente superiore a quella che era abituata a fare io, che andai da lei e me la feci presentare, poi andai a casa sua e me la feci, e me la feci raccontare. Ma siccome poi raccontata non mi veniva bene uguale, andai a casa sua e dici signora, Sto mezza giornata con lei, me la deve far vedere come la fa. Senti, che privilegio. Ho imparato bene. Che privilegio questa massaia aretina. Ma... Io gli, le vorrei chiedere questo. allora Io non sono un, un intenditore di, di arte, neanche di pittura, ma guardando un po' i suoi quadri, una certa inquietudine secondo me la trasmettono. Una, una forma di non so, insomma, inquietudine di. Eh, di... E perché non hai visto i primi? Il... Ecco, ma per quale una... motivo? Perché io per... sono un animo inquieto, non sono mai stato un animo inquieto. Cosa vuole trasmettere? No, non... quando pitturi non desideri niente. Quando pitturi dipingi un soggetto senza renderti conto di quello che tu trasmetti nelle immagini che pitturi. Poi ce lo vedono gli altri, talvolta ce lo vedono anche bene. Però se ti devo dire che... Eh, gran parte della mancanza di serenità di fondo che fa parte della mia pittura fin da giovane rispecchia moltissimo il mio stato d'aria quindi è proprio lo specchio della la pittura tutte le forme d'arte sono lo specchio dell'umanità che porti dentro però ecco ora allora mi viene anche le ultime opere sono un po' sempre in questo stile eppure oggi insomma diciamocelo chiaro la carriera le soddisfazioni dovrebbero essere, essere. dovrebbero essere arrivate. no? Insomma, questo non c'entra. No, perché, no, ma insomma, non è un ha, no, ha raggiunto fermo, il massimo di, di tutto mi il trovavo, possibile. Guarda, mi trovavo benissimo anche quando facevo l'avvocato e, e ti devo dire con grande soddisfazione personale. Non è questo il problema. Cioè non è il problema che uno sfoga nell'arte le proprie insoddisfazioni. Al contrario. Trasmette nell'arte un momento di grande libertà che nel lavoro non ha. Nel lavoro tu segui degli schemi, che sono quelli che segue adesso la Greta, che segui tu quando fai questa intervista, che seguono gli altri quando fanno il loro lavoro. Nel momento in cui tu ti liberi da questi schemi e dai sfogo a quello che c'è più intimo nell'uomo, cioè la rappresentazione della grafica o teatrale o musicale di tutto quello che... Hai dentro a condizione che tu faccia qualcosa in cui credi, ecco lì viene fuori tutto, non c'entra niente il rapporto con il lavoro né con la propria vita, c'entra solo il rapporto con il proprio animo. E eh vabbè, ma anche l'animo, quando insomma, se le cose vanno bene, se gli sforzi, gli investimenti anche su se stesso che sono stati fatti vengono premiati, cambierà l'animo, cioè un po' rimanere sempre un animo inquieto, no? No, no, io lo chiedo. Cioè chiedo. No. <coughs> poi c'è anche il soggetto. Non è che puoi tu dipingere l'inferno dantesco usando il Celestino, il Rosino o delle linee delicate. Eh? L'inferno dantesco è un, è un posto da schiaffi, insomma... Non, eh, ti, ti, tira fuori, diciamo, ti tira fuori la parte più dura. Tra il, il fatto di riportarlo in una tela e di recitarlo, la differenza e che cosa crea nell'animo di Giuseppe Fanfani questa eh, differente rappresentazione, comunque di una passione a quanto pare indiscussa per comunque, Dante? Sono due aspetti diversi della stessa, dello stesso modo di rapportarsi con, con l'arte, in realtà. La Divina Commedia è molto difficile da riprodurre. Ci hanno provato in tanti, eh. tant'è che quando mi misi a, a di, mi misi in testa di dipingere l'inferno dantesco, pensai che potesse essere considerato un atto di presunzione, visto che da, dal Botticelli al Dore si erano espressi in questa attività degli artisti sommi, ai quali ovviamente non leggo neanche le scarpe. ma eh, il dipingere e il recitare in realtà sono manifestazioni identiche della stessa, dello stesso modo di essere. Ecco, provi le stesse, la stessa intensità anche quasi di sofferenza, di compassione, come dicevano i greci, di simpatia. Eh, il, eh, tu ce l'hai quando guardi il quadro, quando guardi queste figure che vengono fuori, tormentate, e ce l'hai nello stesso modo quando reciti. Bene. Da poco. Ecco, eh, la nostra città il rapporto anche con l'arte, eh, con, con eh, i giovani, come, come lo vede? Perché anche eh, sì, eh, molte volte si vede, si sente insomma di questi giovani che sono un po' lontani da tutto questo. La nostra città ha sempre avuto nei confronti dell'arte un rapporto dialettico vario non sempre ampiamente condiviso. Vedi, la cultura di un popolo non deriva dalla consapevolezza di pochi, ma deriva dalla assifuazione di molti, dei più, a valori condivisi che sono, possono essere valori artistici. Credo che questo nella nostra città sia... È stato nei, negli anni un, un atteggiamento scarsamente considerato. Vedi, noi abbiamo delle opere eh, eccelse, eccelse. Dal Cristo del Cimabue alla leggenda della vera croce, per dirne due che rappresentano, se poi vogliamo andare. Nella nostra provincia ci metto anche la resurrezione di San Sepolcri e la Madonna del Parto di Monterchi. Però questo per diventare un valore condiviso ha necessità di, di essere assorbito fin dalla giovane età, da, da, dalle coscienze che poi ne diventano latrici da una parte e orgogliose dall'altra. Un mio quando ero parlamentare, un mio amico di, di. non dico la città perché adesso ne è sindaco, si divertì a mettersi in fondo tra, il corso, e, tra corso Italia e, e via Roma, a domandare ai ragazzi dove fosse il museo archeologico. Dopo dieci domande il primo che glielo seppe dire era un ragazzo di Cortona. Questo per dirvi che il rapporto con l'arte è fondamentale perché fa crescere anche la sensibilità di un popolo, ma deve essere diffuso, non può essere elitario. E per far questo bisognerebbe cominciare a farla assorbire fino, fin dagli primi anni, fin dalle classi elementari, laddove in quegli anni in cui siamo delle spugne, in cui si assorbe di più. Perché portare un ragazzo di 20 anni, di 18 anni del liceo a vedere un museo è una cosa, portarci un bambino che ha 5, 6 anni o che fa la prima elementare è diverso, perché ti trovi di fronte ad un ragazzo che trovandosi di fronte a quelle opere d'arte probabilmente non se ne dimenticherà più. Bene, questo è sicuramente un aspetto che eh, la nostra scuola pubblica secondo me dovrebbe, dovrebbe parlo, assolutamente... Parlo per il mondo, eh, parlo per il mondo. Sì, 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 per perché, per ovviamente per le famiglie, perché poi per insomma per il per primo per nucleo per è la per famiglia. Per Ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità per l'ultimissima parte di questa bella chiacchierata con Giuseppe Fanfani. A dopo. Bentornati nella seconda parte di A Tu per tu. Un piacevolissimo a tu per tu con Giuseppe Fanfani che ritroviamo in questa insomma, versione anche un po' più intima. Quindi lo ringraziamo molto anche ecco, di queste sue che, insomma, il fatto che ci conceda, è insomma, il rapporto personale che me lo consente. No? <ride> grazie, grazie mille. Allora, io vorrei chiedere se è possibile, insomma, quando comunque insomma, si ricoprono incarichi così importanti, prestigiosi, ha detto nella prima parte dove non si può sbagliare, mi ha colpito molto questa frase. Sente, cioè, Giuseppe Fanfani, ex sindaco, oggi membro del CSM, comunque, insomma, Aretino, sente di aver lasciato il segno che voleva lasciare o c'è qualcos'altro da, da lasciare in questa città o comunque, insomma, nel, nel nostro paese? Vedi, ognuno, quando è chiamato a rivestire una carica importante come quella di sindaco? che è una di quelle che mi ha affascinato di più eh, nella mia vita politica. Io ho fatto il parlamentare, non troverai mai un parlamentare che torna a fare il sindaco. Certo, certo, perché tornare a fare il sindaco o fare il sindaco da parlamentare molto spesso vuol dire rinunciare a troppi privilegi che si hanno nella prima carica. Per me è stata una scelta importante perché credevo particolarmente alla al compito che mi avevano prospettato ed affidato. Credo di aver fatto quello che ciascuno può fare, perché quando uno assume una carica di questo tipo, se lo fa con, dimenticandosi degli interessi personali, perché questa è la premessa, lascia alla città quello che può lasciare, in assoluta buona fede, in assoluta disponibilità. Poi le condizioni storico temporali economiche fanno fanno da presupposto non trascurabile Che ha fatto il sindaco negli anni 60 del boom economico quando nascevano 10 fabbriche al giorno o quando c'era da disegnare il perimetro dell'espansione della città non è lo stesso sindaco che lo fa oggi in piena crisi quando deve domandarsi quante fabbriche richiederanno nell'arco di una settimana o roba del genere cioè, il sindaco ha una funzione, quello di essere il garante di una collettività e come tale opera in maniera serena e sensata eh, per il meglio che può fare. Poi dopo decideranno, giudicheranno gli altri se ha fatto bene o se ha fatto male. Insomma anche l'attuale sindaco secondo lei ha il suo bel da fare, tra l'altro l'abbiamo visto all'inaugurazione della sua mostra, penso anche questa immagine insomma, che noi abbiamo avuto proprio a livello anche televisivo, insomma, dei due sindaci l'uno accanto all'altro, eh, a noi è piaciuta, insomma, comunque dà un'immagine di, di unità. Eh, però... È quello che ti dicevo prima, passano i sindaci, resta la città e è sciocco pensare di essere qualcosa di diverso da quello che ci ha preceduto, da quello che ci seguirà. Ciascuno, ripeto, deve fare la sua parte con, con il consenso politico ovviamente che gli viene, con le sue idee, con, con la soluzione ai problemi che possono essere anche estremamente differenti tra l'uno e l'altro. Però se si parte dal presupposto che il soggetto vero non sia il sindaco, ma sia la città e il popolo che compone la città, allora si crea un filo unitario che collega tutte le amministrazioni e che non consente di giudicarli in maniera particolarmente differente. Mi sarei meravigliato se Ghinelli non fosse venuto alla mia mostra, come io sarei andato volentieri alla sua se ne fosse stato pittore. Il suo babbo era pittore. Davide, allora Arezzo vive un momento come un po' tutta l'Italia di grande crisi, quindi si sta cercando da molte parti, si dice che il, il futuro un po di una ripresa potrebbe passare dal turismo. E, ecco però tutto sommato fatica un po' Arezzo guardando anche i numeri, eppure diciamo da un lato le opere d'arte, il patrimonio artistico da visitare c'è, come insomma sia l'arte ma soprattutto ce la può fare Arezzo diventare una meta turistica e il turismo dare una, un supporto alla, alla ripresa economica di questa città. Bene, è un problema sul quale io mi sono particolarmente interessato, per il quale ho ampiamente lavorato. Da solo no, perché Arezzo è una città che, si può, che normalmente i tour operator considerano, adesso parlo con la loro voce, eh, avendo con loro discusso più volte, è una città che loro considerano visitabile nell'arco di 4-5 ore, non più. È ah, molto semplice perché i tour operator hanno dei tempi molto scanditi perché devono fare pacchetti e offerte in, eh, nelle quali si enunciano molti temi, per cui ad Arezzo arrivano, ti fanno vedere il, il Crocifisso del Cimabue, ti fanno vedere Piazza Grande, ti fanno vedere qualche volta. La leggenda della Vera Croce, oppure ti fanno entrare in San Francesco, ti fanno fare una girata del centro storico, qualche volta vanno anche all'Abbadia, ai musei non vanno perché i musei ne trovano in tutta Italia quanti ne vogliono, e quindi i musei non sono una novità e poi ti portano via. Più di mezza giornata Arezzo non li occupa, per questo Arezzo da solo non ce la può fare. Arezzo ce la può fare soltanto se crea le condizioni di una sinergia importante con tutta una serie di centri viciniori che creino, che creino un circuito nel quale anche Arezzo possa avere la sua parte. Dimentichiamoci che da, che da solo possa fare qualcosa, non ci sono tra l'altro i numeri, eh? non ci sono i numeri. Un'altra cosa eh, vorrei chiedere Arezzo, <coughs> lei... Uno studioso, quindi aveva sempre avuto un rapporto privilegiato anche col mondo dell'università. Ecco, ma a Arezzo non, non siamo riusciti ad avere una nostra università, eh, ma neanche forse nei momenti in cui ci si poteva fare, oggi più che mai. Ecco, a Arezzo manca una vera e propria. Università che insomma, università avrebbe potuto fare quella differenza anche per far crescere culturalmente questa città. Ecco, cosa si può fare per recuperare, per far crescere anche l'università che c'è, che poi è quella di Siena? Eh, Arezzo aveva una grandissima università, ma ce l'aveva nel 1200, prima che tutta una serie di vicende la marginalizzassero e la rendessero. Una, una realtà economicamente succedanea a Firenze, soprattutto. Eh? No, no, nel 1200 era una città alta, no? Era una città, adesso nel, nel 1200 aveva proprio un'acropoli bellissima, quella che fu spianata dai Fiorentini per, per recuperare il materiale, per costruire la fortezza. D'altra parte ci avevano tanti mattoni e tante pietre lì che volevi che andassero l'Arno a prenderla, Spianarono tutto e costruirono la fortezza. Eh, così. Sì, così si tolsero anche la soddisfazione di mandar via gli Aretini e di fargli vedere chi comandava. Al di là delle banalità, ma eh, la storia è banalizzata, ma poi, stretto stretto, questa è la sostanza. Il, eh, per avere un'università un ci vogliono le ragioni economiche che la determinano. L università, le universitatis studiorum così si chiamavano anticamente, non erano altro che delle realtà che accedevano a sistemi economici nei quali, nelle quali si trasmetteva il sapere dai maestri che avevano conoscenze specifiche nelle materie che via via sono state considerate al centro dell'interesse dell della collettività. E Faccio due esempi, dalla legge alla medicina per esempio, e che avevano un legame diretto con il sistema economico però, di quello, che, di quello di cui la città aveva bisogno. E man mano che le città hanno perso le proprie ragioni economiche, evidentemente hanno perso anche i motivi per... Per, per, per trasmettere le conoscenze. Arezzo l'ha avuto in un unico periodo, nel periodo immediatamente post bellico, nel quale ha visto una ricchezza di espansione economica che non avrebbe più visto poi nel, negli anni successivi e forse lì si è sbagliato, perché era il momento in cui il rapporto anche con Siena poteva essere gestito diversamente. Oggi il, vi è una tendenza a livello regionale a creare tre macro aree della, nella, nella Toscana e probabilmente la crisi economica che investe tutto il sistema, il sistema, anche amministrativo, e che impone delle concentrazioni per creare delle sinergie o comunque dei risparmi, secondo me non consente di di avere anche prospettive diverse da quelle che si hanno. Eh sì, questa, questa tematica che ha, che ha introdotto Fanfani, insomma, è, noi l'abbiamo ecco, affrontata tante volte nei nostri eh, confronti. Arezzo rischia veramente, insomma, in questa divisione, secondo me, abbastanza scellerata, insomma, della, della Toscana, di subire ancora più rispetto a quello che ha già subito, insomma, lo vediamo in tante sfaccettature, nella Camera di Commercio, insomma, nelle varie aggregazioni, che davvero insomma, rischiamo di perdere anche quel poco di buono che alla fine insomma, nei numeri no, alla fine è, è rimasto. Io però vorrei concludere questa bella chiacchierata con Giuseppe Fanfani cercando di capire insomma, se lui si dovesse ehm, in, dipi, insomma, dipingere o figurare in una delle sue, delle sue opere quale, quale sceglierebbe in quale parte dell'inferno dantesco si sente più rappresentato se si può eh? poi insomma, non so se la domanda è troppo avanti ma ci proviamo magari lui non si sente nell'inferno oh, assolutamente sono un animale da inferno <ride> sarei troppo presuntuoso se pensassi al massimo al massimo al purgatorio <ride> ma proprio quello da molti anni eh, le eh. categorie sono tante. Eh? Ti potrei rispondere in maniera veritiera, ti potrei rispondere in maniera politica, okay. ti potrei rispondere in maniera furba. Scegli te poi la categoria in cui mettere la risposta che ti darò. Okay. Io mi metterò tra i golosi. <ride> sì. Secondo me è un po' a metà tra politica e furba, però, però prendiamo per buona questa, questa categoria e insomma ringraziamo davvero Giuseppe Fanfani di questa bella chiacchierata, ricordiamo allora insomma, la mostra di Monte San Savino sarà inaugurata a breve, quanto bravi, andrà avanti? Bravi. Fino al 25 di giugno. Tempo per visitare anime prave al cassero di, di monte san savino evidentemente ne vale la pena anche proprio per visitare monte san savino il cassero eh, ne vale la pena, vale la pena monte san savino non le... no, no, vero? io no, sono no, della no. baldichiana quindi sventolo la bandiera più, della quindi chi si farà questo viaggio potrà ammirare le sue opere ma evidentemente anche monte san savino ha tanto da offrire anche sotto un profilo turistico, è una bella città dal punto di vista turistico, forse c'è anche qualcosina da insegnare ad Arezzo, ma questo lo dico io. È bellissimo Monte San Savino, ma l'avete visto? Quanto è bella la visione dal giardino del comune o dal giardino nuovo della restaurata di biblioteca verso quella, quella quinta di piccole valli e di monti che si allontana pian piano verso l'orizzonte. ha il come dice un famoso film. Ha il suo porco fascino. Grazie allora grazie a tutti. di questo bell'incontro, è un piacere ritrovare Giuseppe Fanfani, insomma, in questa vent, ripeto, molto, molto intima. Caro Davide, noi diamo l'appuntamento invece prossima alla prossima settimana. settimana. Grazie. grazie a tutti. E grazie, grazie. grazie anche Grazie, grazie Greta. Grazie mille.